Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu. Sono già due volte che mi fermo nello stesso punto per finire ed iniziare gli episodi. Nel precedente episodio abbiamo vinto il nostro primo scontro contro il nostro rivale. Poi ci siamo soffermati un pochettino a coccolare e a ridicolizzare il nostro Pikachu con vestitini puccettosi. Adesso però torniamo seri ed esploriamo Smeraldopoli. Iniziamo! Ok ragazzi, riattraversiamo il nostro caro e ormai conosciuto a memoria percorso 1. Ah, però c'è una news, c'è questo qui. Aspetta un attimo amico, tu mi hai fatto venire fino a Biancavilla per consegnare al posto tuo il pacco e adesso ti trovo qui praticamente alle porte di Biancavilla? C'è qualcosa che non va. Vabbè, ti perdono, vediamo cosa hai da dire. Grazie per prima. Prego. Al Pokémon Market abbiamo tanti articoli che potrebbero tornarti utili. Vieni a trovarci. Dovresti come minimo regalarmeli. Tieni, ti do un campioncino, ecco qua. Ecco, bella idea, bella iniziativa. Una pozione. Ok, perfetto. Durante le sfide con altri allenatori i Pokémon possono farsi male. Se succede puoi usare delle pozioni per rimetterli in sesto. Chiaro, grazie. Ok, continuano a sbucare Pidgey da tutte le parti. Oh oh, ma il bimbo vuole lottare, in effetti me l'aveva detto. I nostri sguardi si sono incrociati, ora dovrei vedertela con il mio Pokémon preferito. Vediamo qual è il suo Pokémon preferito. Sono proprio curioso. Billy Marmocchio. Rattata. Beh, d'altra parte... sarebbe stato anomalo vedere qualcosa di differente da un Rattata qui. Poverino, livello 3, ma io sono già a livello 9. Facciamo un cambio. Facciamo qualcosa di matto. E facciamo un testa a testa Rattata contro Rattata. Assolutamente no. Facciamo entrare un Pidgey. Sostituisci. Guarda, torna. Che tenero. Ecco il nostro Pidgey. Lui usa azione. Niente, quasi niente. E noi gli facciamo una mega raffica. Vai Pidgey. Animazione bella, mi piace. Colpo coda, si prepara per farmi del male, magari dopo. Io continuerei con raffica invece. Vediamo che altro abbiamo. Azione, turbo sabbia. Direi sempre raffica. Un'altra raffica e lo dovremmo aver fatto fuori. Lui continua con colpo coda, giusto per scullettare un pochettino, perché se non si decide ad attaccare, adesso altro che colpo coda. Raffica e bye bye! Bye bye Rattata. È stato divertente fare questo cambio, per un po' dare un po' di sale a questo scontro. E i punti vengono divisi e Oddish diventa invincibile anche lui. E impara acido, mamma mia, fortissimo, fortissimo. Sconfitto il povero Billy. Uffa, dovevi dirmelo che sei così forte. Billy, io ho provato a dirtelo, ma tu non ascolti. Perché sei un marmocchio. Ok, anche 3 Pokéball, utili. Thanks Billy, thanks. Ok, ma guardate un po' chi si vede. Di nuovo lui, Sandro. Ti vedo proprio contento, Elfio. Ma sì, me la passo bene. Hai sconfitto un allenatore? Wow, fantastico. Dai, Sandrino, in fondo sei un simpatico amico. Ah, a proposito, i Pokémon con cui hai lottato potrebbero aver perso PS o dei PP. Portali al centro Pokémon per rimetterli in sesto, ci vogliono solo pochi secondi ed è completamente gratis. Mi raccomando, non dimenticarti di rimettere in sesto la tua squadra dopo una lotta. Ok... ciao Sandro, ho preso proprio il volo. Ok, andiamo a dare un'occhiata a questo centro Pokémon. È proprio un centro Pokémon a tutti gli effetti ed è favoloso. I personaggi, gli NPC sono perfetti, io li trovo perfetti ragazzi, io la grafica di Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee la trovo molto buona, è di mio gradimento almeno.
Sapevi che se catturi più Pokémon di quanti ne puoi portare con te e puoi metterli nel box? Sì, lo so. Dovresti averne uno nella borsa. Non sbirciare nella mia borsa, bambino. Troverai un centro Pokémon in ogni città. I servizi che offrono sono tutti gratuiti, quindi puoi andarci ogni volta che ne hai bisogno. Grazie per l'info. Tu che mi dici? Hai mai sfidato altri allenatori? Sì. Se la velocità del tuo Pokémon è superiore a quella del Pokémon avversario, attaccherà per primo. Questa è un'utile notizia. Lì c'è una mappa. Vabbè. Ok, curiamo i nostri Pokémon, anche se dovrebbero stare bene. Tanto, come dicevano loro qui dentro, il servizio è gratis. Prenderò in consegna la tua squadra di Pokémon per qualche secondo. Perfetto. Ora i tuoi Pokémon sono in perfetta forma. Tutti rimessi in sesto. Torna pure quando vuoi. Ok, grazie. Chansey cosa dice? Chan! L'urlo di Chan! Ok. Dunque, ragazzi. Vediamo se a Smeraldopoli è cambiato qualcosa. Lui vuole lottare? No, assolutamente no. Andiamo a farci un giro al market e a vedere di comprare qualcosa che possa esserci utile. Vediamo il marmocchio. Cosa dice? Devo comprare delle pozioni. Non si sa mai, i Pokémon potrebbero sempre averne bisogno. In effetti è così ed è per questo che sono qui. Ho sentito dire che in questo negozio gli antiparalisi vanno a ruba. Sì, degli ottimi antiparalisi. Benvenuto, cosa desideri? Compra? Sconto, amico, sconto, sconto, sconto. Allora, pozioni, Pokéball ne abbiamo un'infinità. Pozioni... In borsa una, è scritto lì in basso a sinistra. Io direi che ne vogliamo almeno 4. Sì. Cos'altro? Vediamo che cosa ci può servire. Antiscottatura, antigelo, sveglia, antiparalisi. Ma giusto per essere attrezzati con tutto, io farei l'acquisto di un pezzo per ognuna di queste cose. E così siamo un pochettino attrezzati per qualsiasi evenienza. Ok, possiamo uscire. Basta così. Torna a trovarci, bye bye. Bello il negozio, mi piace molto. Il market, l'assetto è molto carino. Sembra un 7-Eleven. Ok, cos'altro abbiamo qui? Voilà, benvenuto all'allenatore Biancavilla. Sempre lo stesso. Qui cosa abbiamo? Scuola per allenatori, impara l'arte e mettila nelle Pokéball. Vediamo cosa succede qui dentro. C'è una scuola. Io sto studiando i tipi dei Pokémon. Vediamo il tipo di Pikachu elettro. Quindi è forte contro i Pokémon tipo acqua e volante. Molto bene, molto ben detto. Sto cercando di imparare tutti i miei appunti. Buon lavoro. Questa qui cosa ci dice? Ehi, parlami, ragazza. I Pokémon lottano e camminano al fianco dei propri allenatori. Dicono che sia così che si affezionano a loro. E la maestra cosa dice? Vediamo se siete stati attenti. Dove potete trovare tutte le informazioni utili per diventare gli allenatori in gamba? Esatto, su questa lavagna. E anche nei libri che ci sono sugli scaffali. Mi raccomando, non dimenticare di leggere i consigli utili sui cartelli che troverete qua e là. Vediamo che dice la lavagna. Sulla lavagna è scritto: problemi di stato dei Pokémon possono subire durante la lotta. Quale argomento vuoi leggere? Nessuno, assolutamente. Arrivederci. Ok. Vediamo un po' da quest'altra parte. Vediamo se è cambiato qualcosa. Lì c'è sempre il solito bimbo. Qui la solita ragazza. Lì il solito vecchietto. Marmocchio. Jesse e James del Team Rocket non ci sono più. Invicolandoci da qui dovremmo trovare qualcosa di utile. Vediamo un pochettino. Qui si trova una pozione. Ok, questo lo sapevamo già. E poi vediamo che cosa c'è qui a sinistra. Percorso 22. Cespugli. Io amo i cespugli. Oh, fermo tu! Un nuovo Pokémon, ragazzi. Uno Spiro. Ok, prepariamoci e... Go! Maledetto! Prepariamoci e... Go! Cavolo, questo era eccellente. Forse un secondino prima sarebbe stato un tiro eccellente. Però ti ho preso lo stesso.
Avete visto? Il cerchio si è chiuso proprio un attimo prima che arrivasse la mia Pokéball. Punti esperienza, bla 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 bla. Oddish sale, diventa fortissimo anche quest'altro Oddish. Abbiamo una squadra veramente invincibile. Impara anche lui acido. Ok. Io farei anche dei cambiamenti alla squadra, visto che abbiamo troppi Pokémon identici. Quindi andiamo un secondo nella squadra e spostiamo via questo Rattata. Box, forse così? Agitando. Esatto, agitando c'è il box. E possiamo cliccare, aggiungi alla squadra. E lo mettiamo al posto del Rattata più debole. Anche se questo qui è bello debolino, eh. Ok, possiamo uscire. Salirà di livello pian piano. Vediamo che altro. Sempre Spiro. Qui in basso. Cosa c'è? Una via dritta che non ci porta da nessuna parte, tranne che ha uno strumento. 5 Pokéball, non male. Ok, ritorniamo su e andiamo ad esplorare ancora un altro po' questi cespugli alla ricerca di qualcosa di interessante. Guardate, un altro Pokémon che non abbiamo! È un Nidoran femmina, se non sbaglio. E infatti... Nidoran femmina, perfetto, bellissimo. Questo qui pure lo aggiungiamo alla nostra squadra, eh? Pronti? Aspettiamo e ora! Ottimo! Un po' troppo in anticipo stavolta. Ok. Abbiamo catturato un Nidoran femmina. Perfetto. Il tiro ottimo comunque ci dà più exp e infatti il nostro PG sale di livello. PG sale al 7. Benissimo. E aggiungiamo un nuovo Pokémon al nostro Pokédex, Nidoran femmina. Bello. Andiamo di nuovo nella squadra. Agitare. Shakerare e prendere Nidoran e aggiungere alla squadra al posto di quest'altro Oddish, anche se è fortissimo ed enorme. Ok, perfetto. C'è un altro Nidoran femmina. Guardatelo, che belli che sono. Quanto mi piace che i Pokémon possono camminare liberi. Mi piace tantissimo. Anzi, io farei un'altra cosa, squadra. E farei camminare lui, fai uscire dalla Pokéball. Nidoran va a spasso con te. Verrà a spasso con me. Eccolo là, e ci rimane anche sempre il nostro pappagallo sulla spalla. Ah, Elfio, di nuovo Sandro. Che cosa vuoi, Sandro? Non pensi che sarebbe fantastico raggiungere la Lega Pokémon? Là ci sono i famosi Super 4, sono gli allenatori più forti di tutti. Mi sarebbe piaciuto un sacco dare un'occhiata a come lottano. Ma non mi hanno fatto passare perché non ho ottenuto medaglie nelle palestre Pokémon. Ah, un'informazione utile. Beh, ci vorrà ben altro per scoraggiarmi. Devo solo impegnarmi al massimo e allenarmi con serietà. Avanti, Elfo. Lottiamo assieme e diventiamo più forti. Un'altra volta, Sandrino? Ah, allora non hai imparato niente. Ha 2 Pokémon stavolta, Sandro. Manda in campo Pidgey. Mi sa che lo friggo. Lo friggo con un bel tuono shock. Ah, c'è anche doppio calcio. Proviamo doppio calcio? Ma sì, chi se ne frega, tanto è uguale. Mi sa che lo one shot lo stesso. Boom, un calcione. E boom, 2 calcioni. 2 belle piedate in pieno volto. 2 colpi infitti. Ok. Punti esperienza. Chi fai entrare? Spiro raggiunge il livello 4. Adesso tutti i livellini salgono di livello. Lui fa entrare Eevee. Vuoi cambiare? Cambia Pokémon. Voglio provare questo Super Oddish. Vai, Oddish. Brufolo, torna a casa. Ok, Oddish. Lui manda Eevee. Bellino il suo Eevee. Cavolo, fortino, l'ha fatto diventare già più forte. Spariamogli un acido. Attacco rapido, mi ha fregato. Bah, niente di che. Te, acido. Fortissimo.
Proviamo anche assorbimento. Lui fa azione, è più veloce di noi. Questo lo abbiamo capito. Un bel assorbimento. Gli togliamo un bel po'. E noi ci rifocilliamo. Forte Oddish. Grande. Adesso acido e la facciamo finita. Attacco rapido. Tiè, beccati quest'acido. Mi dispiace Eevee. E mi dispiace Sandrino, ma hai perso di nuovo. Un sacco di punti esperienza. Sconfitto Sandro. No, cioè, ma che scherzo è mai questo? Lo so Sandro, sgancia la grana di nuovo. Che bullismo ragazzi, non mi piace questo bullismo. Spero che questa lotta ti sia servita a diventare più forte Elfio. Grazie Sandrino, anche io spero lo stesso per te. Mettiamocela tutta e un giorno riusciremo a sfidare la Lega Pokémon assieme. Ok. Mi fa piacere aver incontrato Sandrino. Da questa parte che cos'altro c'è? Che cosa succede? Posso agitare? Forse vuole le coccole? Ma che vuoi? Rompiscatole! Sorride, ok, sì, sì, sì. Coccole? Sì, 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 sì. Svegliati, svegliati. È un po' assonnato. Su, 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 sveglia, sveglia. Ah, no, 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 non fare. No, 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 no. No, scusa, scusa, scusa. Ok, felicità. Felicità. Benissimo. Ok. Voleva forse che io giocassi un po' con lui. Quindi ci chiama. In basso a sinistra c'è un'icona che ci mostra che lui ci chiama quando ha bisogno di noi. Qui c'è qualcosa di nuovo? Rattata. Parrebbe proprio di no. Ok, qui su c'è qualcosa. Cosa c'è? Lega Pokémon, la vetta ambita da ogni allenatore. Ingresso principale. Quindi qui c'è la Lega Pokémon. E mi hanno fatto entrare, non ho capito. Questo qui mi bloccherà? E infatti mi blocca. Solo gli allenatori più forti possono passare. Vedo che non hai ancora la medaglia Sasso. Mi dispiace, il regolamento parla chiaro. Devo formarti qui. Ok, non ho medaglie. Quindi però abbiamo visto che qui c'è la Lega Pokémon da questa parte, dal lato del percorso 22. Ritorniamo. Guardate quanti Nidoran. Un Nidoran maschio, lo voglio. L'avete visto lassù? Lo voglio andare a prendere subito. Subitissimo, non subito, subitissimo. Speriamo ci sia ancora quando arrivo. Sì, 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 c'è, credo ci sia almeno. Le due femmine ci sono. Dobbiamo soltanto magari agitarci un poco qui dentro. Eccolo, no, è un Rattata. Dov'è il Nidoran maschio? Rattata, levati dai piedi, maledizione. Spiro. No, cavolo, non c'è più. Eccolo. Grande. Questo pure lo aggiungiamo alla squadra, ragazzi. Anche questo qui lo voglio aggiungere alla squadra. Ok, perfetto. Vediamo di fare un buon tiro. Sono pronto e go! Eccellente! Dai, alla grande. Proprio quello che volevo. 2 e 3. Preso. Ok, Nidoran maschio. E là, guarda lì, tutti salgono di livello. Vediamo che succede. Oddish sale al 9. Pidgey al livello 8. Rattata al 7, Nidoran al 5, vediamo se impara qualche mossa, spero al 5, nessuno ha imparato nulla, abbiamo aggiunto al Pokédex Nidoran maschio, bellissimo ragazzi, bellissimo, il modello è proprio bello. Ok, cerchiamo di non inciampare in null'altro e aggiungiamo il Nidoran alla nostra squadra. Dopo essere ritornati a Smeraldopoli. Ok, siamo a Smeraldopoli. Squadra. Aggiungiamo il Nidoran alla nostra squadra. Agitare. Non mi ricordo chi ho dentro che posso sostituire. Aggiungi alla squadra.
Mi dispiacerebbe per Rattata. Oddish lo teniamo, Pidgey lo teniamo, Rattata. Spero non è proprio uno dei miei preferiti. Abbiamo già un Pidgey magari come volante normale, quindi al posto di Spiro. Perfetto, squadra cambiata. E dopo aver fatto tutte queste cose, direi che possiamo fermarci qui. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima volta. Come al solito, se questo episodio vi è piaciuto, ma anche se non vi è piaciuto, iscrivetevi al mio canale, lasciatemi dei commenti e spaccate quel pulsante like. Ciao!